Allora, benvenuti. Installiamo di nuovo Automatic 1111 su Windows e usiamo una guida che ho trovato cercando semplicemente installa Automatic 1111 su Windows. Quindi la prima scelta è praticamente quella che stiamo seguendo. Questa guida vedete che ci dice prima di installare il nostro Automatic, dobbiamo installare Python, poi installare Git e poi fare queste altre sequenze che ci chiede. Allora, quindi il vostro PC deve avere almeno Windows 10 e dovrebbe avere una scheda grafica Nvidia con almeno 4 GB di VRAM. Non funziona sulle schede integrate. Se non avete queste cose, è inutile che neanche partite. Allora, cominciamo con installare Python. Vedete che vi dice di non installare Python 3.11 o qualunque altra cosa diversa da 3.16, perché è un po' complicato. Allora, lui dice la possibilità può essere opzione 1 più semplice andare sul Microsoft Store. Quindi andiamo sul Microsoft Store. Accettiamo queste cose qua, abbiamo Python 3.10, è gratis, facciamo il get install application. Ok, allora sulla sandbox non funziona il Microsoft Store, quindi dobbiamo usare l'opzione 2. Quindi usiamo il 64-bit Windows Installer fornito, quindi facciamo l'apertura di questo link. Abbiamo l'installer di Python 3.10 e dobbiamo seguirlo. E bisogna fare attenzione di aggiungere Python 3.10 al path. Okay? Quindi facciamo Open File, viene aperto questo install qua. Allora, suppongo che bisogna. Ah, vedete, c'è scritto add Python 3.10 to path. E a questo punto facciamo l'install now. Quindi facendo in questo modo si dovrebbe installare tutto correttamente. Ok, facciamo ancora questo disable path length limit, non dovrebbe importare. Facciamo close e a questo punto per vedere se effettivamente funziona, facciamo quello che dice qua, facciamo cmd per andare a trovare il command prompt. Quindi scriviamo cmd qua sotto, cmd, andiamo sul command prompt e qui a questo punto, se abbiamo fatto tutto bene, possiamo scrivere Python. E se Python è stato installato, abbiamo Python, vedete 3.16, quindi è andata bene, perfetto. Ora, a questo punto, Python installato, dobbiamo installare ancora Git. Ok, quindi DAS per caso non lo vedete, dice in alcuni casi di fare il restart del PC, ma a me, come vedete, me l'ha dato, quindi non c'è bisogno. E provate a farlo come se magari a volte non funziona il Microsoft Store, quindi fate il secondo giro. Poi, dopodiché, bisogna installare Git. Git, bisogna andare su questo link, quindi andiamo su questo link e installiamo pure Git. Installiamo tranquillamente l'ultima versione, l'apriamo, ok, ci dice che lo installiamo sotto C, verificate, ma lo dirà anche questo qua, lui dirà, ok, vi dice queste cose che abbiamo appena visto. Ok, e quindi bisogna, secondo me probabilmente si può fare il next, next, next e dovrebbe andare. Ok, git from the command line, questo qui è l'equivalente del path che abbiamo fatto prima. Ok, facciamo next, next, next. Ok, e a questo punto aspettiamo che sia fatta l'installazione. A questo punto lui è finito, possiamo tranquillamente uscire da questo e poi dobbiamo verificare ancora facendo X su questo terminale e ripartirlo, quindi cmd,
command prompt. Quindi oltre al Python, come ho inserito prima, verifichiamo che Git funziona. Perfetto, Git vedete funziona perché ci dà praticamente tutte queste informazioni. Quindi quando abbiamo fatto questa operazione qua, abbiamo messo Python, abbiamo messo Git e possiamo proseguire effettivamente a lavorare. Quindi come si fa a lavorare? Si fa tutto, cioè la cosa migliore è di farlo da CMD, come siamo adesso. Quindi la prima cosa è che loro dicono di essere sotto il proprio prompt principale, quindi sotto la home, CD% user profile, permette di andare nel vostro home directory. Nel mio caso, cioè quando entrate, normalmente entrano nel vostro home directory, quindi c'è user se il vostro nome compare. E a questo punto occorre fare un git clone, quindi git clone. Facciamo praticamente, anzi lo copiamo così, copiato, e qui facciamo shift ins, vedete che si è copiato, e quindi a questo punto viene fatto tranquillamente il git. Quindi vedete che il git l'abbiamo messo sotto il nostro account, e c'è un Stable Diffusion Web UI. A questo punto dobbiamo andare. Possiamo andare praticamente nel file explorer. Ok, copiamo praticamente questo user profile Stable Diffusion Web UI e qui praticamente su una finestra praticamente del browser andiamo praticamente dentro la cartella, anzi era un file explorer, scusate, quindi Windows E. Quindi facciamo Ctrl V, Stable Diffusion, e vedete che siamo esattamente nel posto in cui abbiamo inserito, dove c'è praticamente Web UI User. Perché cosa succede? Che qui ci dice cioè ci sono dei posti dove possiamo andare a mettere le varie cose, e una cosa più importante è i Models. Sotto Models c'è scritto Stable Diffusion. E qui si vanno a mettere praticamente i modelli. Quindi cosa dice? Di andare a prendere il modello Stable Diffusion 1.5 e qui c'è un download link, quindi facciamo Save Link As e lui ci scarica un V1.5 sotto Downloads. Noi facciamo il save, quindi aspettiamo che ci venga scaricato 4 GB di questo modello. Ok, si è piegato un po', ho dovuto scaricarlo un paio di volte perché evidentemente il sito ha qualche piccolo problema. Andiamo nella cartella di scarico e poi ci prendiamo questo pruned e lo muoviamo col tasto destro, lo portiamo qua, move to Stable Diffusion e move here, così abbiamo messo la copia in giro per il mondo. Va bene? Allora, a questo punto abbiamo seguito tutti i passi che hanno fatto loro e lui ci dice di lanciare Run Web UI. Quindi c'è andare 2 più su, quindi andiamo dove c'è proprio Stable Diffusion Web UI, e poi lui ci dice esplicitamente di lanciare Web UI User Bat. Web UI User Bat sarebbe il batch, quindi sarebbe questo, che sarebbe Windows Batch File. Comunque vediamo qui, ok, quindi praticamente facciamo doppio clic qui sopra. Ci compare praticamente questa finestra, dove vedete che ha lanciato Python. Ok, ha lanciato Python 3.16, fa tutto il suo mestiere, adesso interrompo un attimo. Dunque, dopo aver lanciato mi ha dato questo errore, ma adesso provo a rilanciare di nuovo perché aspetta, proviamo a fare il prestito continui. Ok, ha finito. Adesso provo a rilanciare di nuovo. Web UI è sempre il Web UI User, Windows Batch File, lo lanciamo la seconda volta. Sì, subito, essendo in una sandbox lui non riesce a usare la GPU perché la sandbox ha un accesso limitato alle risorse, però tendenzialmente facendo in questo modo lui è in grado di lanciarlo sulla vostra macchina normale perché c'è tutto e riesce a riconoscere anche questa. E se provo per curiosità anche aggiungere quello che dice lui, add skip torch code test, come dice qua, se riesco.
Ok, ho fatto quello che mi ha detto lui, cioè praticamente sotto edit del web user gli ho messo skip torce coda testa e lui è andato un po' più avanti e poi mi ha detto che gli mancano praticamente delle cose e lui dice che per risolvere bisogna andare qua e installare questo vcregist. Di solito i PC che ci sono adesso ce l'hanno questa cosa, ma noi facciamo come ci è suggerito. E proviamo a installarlo. Ok, quindi sono andato praticamente, ho ricopiato e ho scaricato il filetto che mi ha detto lui, e quindi a questo punto c'è questo redistributable, lo eseguo, il file che mi ha scaricato, e installo questo programmino. Chiudo e provo di nuovo a lanciare il nostro programma. Vediamo un po', web UI user. Quindi skip torce coda test, mi ricordo che l'ho aggiunto io. Adesso vediamo come va. Ok, apparentemente è andato, quindi non ha più dato l'errore di prima, però ha dato il no module XFormers, quello che avevo già detto nel video precedente, ma che si può risolvere mettendogli -- XFormers sempre nel web UI user. Ha dato un errorino di questo tipo, che si spera che non sia particolarmente complicato, e poi in teoria adesso allora, insomma, sono gli errori vari, però sostanzialmente ci ha detto che da qualche parte ci ha detto che è riuscito a lanciare il file. Quindi proviamo a vedere se ce lo lancia effettivamente, anche se in questo sandbox probabilmente non gira. Invece apparentemente, adesso poi probabilmente non funziona tutto il resto, però sembra che in realtà nonostante gli errorini è riuscito comunque a caricare l'interfaccia e quindi in teoria qui si potrebbe fare funzionare. Adesso non mi aspetto che funzioni perché dice che non è riuscito a caricare il modello, fa comunque gli errori che non lo fa, però nel vostro PC in teoria questo dovrebbe funzionare. Cioè in pratica quello che succede. Che dovreste tornare al livello di installazione originale che avevo fatto nell'altro video, in cui io avevo già installato Git, avevo già installato Python e quindi era andato tutto più o meno liscio. Come vedete, qualche problema c'è, soprattutto facendolo su un sistema che magari non ha la scheda grafica o che non è supportato, insomma, che gli mancano delle cose. Ma era solo il senso di questo video, era solo per farvi vedere come installare Python e Git, che avevo in pratica sorvolato nel video precedente. Buonasera.